C'è un impianto di smaltimento di rifiuti abbandonato che sprigiona da 9 mesi diossina e altre sostanze tossiche. Il racconto da Bellona, provincia di Caserta, di Francesca Romana Elisei. Uscite, per favore, abbiate pazienza, vi fate male, poi dopo... Abbiate pazienza, chiamate pure quel signore là. È l'11 luglio. Il cielo sopra Bellona si macchia di nero. È una nube tossica. Brucia all'Ilside, un impianto di smaltimento rifiuti abbandonato dal 2013. 9 mesi dopo, la brace non si è spenta. Sottoterra ribolle un mare di plastica, amianto, vernici, rifiuti speciali. C'è anche la fumarola, guarda. Cioè questo fumo significa che c'è ancora una combustione in atto? Sì, c'è una combustione in atto. Un'azienda fallita, mai messa in sicurezza. Per questo sta indagando la procura di Santa Maria Capua Vetere e che sta avvelenando i campi intorno e il fiume Volturno, uno dei più inquinati d'Italia. Se l'incendio c'è stato a luglio, 9 mesi fa, come mai ancora c'è fumo? È perché in 270 giorni hanno preferito ricoprire tutto con il terreno senza mai spegnere effettivamente quello che è il materiale in combustione che giace ancora qua dentro. Infatti l'aria è irrespirabile. Sì, non si può. E le case sono stare. Qui a pochi metri? Le case sono a pochi metri. Adele abita con la sua famiglia qui, davanti al mostro. Infatti noi siamo costretti a stare chiusi dentro. Cioè lei sta con le finestre chiuse in sì, casa sua? Sì, notte e giorno, esatto. Anche durante l'estate? Sì, anche durante l'estate siamo stati chiusi dentro. Sono arrivati i vigili del fuoco, vedo. Li ha chiamati lei? Sì, li ho chiamati io perché ci sta la fumarola come al solito. Sta diventando proprio una barzelletta sta cosa. Ma vede se hanno le chiavi, se viene qualcuno ad aprire. Perché altrimenti non possono entrare per intervenire. Ma è nata prima la sua casa o l'Ilside? La mia casa. Cioè, ha pensato di lasciare la sua casa e di andarsene da qui? Qualche volta sì, però per i sacrifici dei genitori che hanno fatto la casa. Mi devono togliere loro quel mostro là. Qui sono sepolti 4.500 tonnellate di rifiuti speciali che con il tempo sono diventati molto di più. Anche dopo la chiusura dell'azienda continuavano ad arrivare camion che hanno sversato illegalmente chissà cosa. Il sito è diventato una discarica dove si è mescolato tutto. Qualcuno è venuto a sversare altri rifiuti. Questo si è visto perché sono trovati cumuli di rifiuti sparsi sul piazzale. L'incendio ha bruciato anche l'amianto, quindi... Anche se fosse stato messo in sicurezza, adesso è miscelato assieme a tutto il resto del materiale. Si lavorava a stretto contatto con il materiale combusto e questo sicuramente provocava un danno alla salute di tutti quelli che hanno lavorato qua sopra. Questa mascherina non ti salva né dalla diossina né dalle particelle di amianto. Questa qua serve per la polvere, ti può salvare la polvere. Tecnicamente la Terra dei Fuochi comincia una quarantina di chilometri più a sud, ma qui i cittadini vivono con la stessa identica paura.